mega, fu soprastante ci cada vardetta. E lussuri montagne montagne, cauci e pugna lussuri. Mangiamo, mangia tutto per tutte le caglie, non ne va, no? Un mangio pubblico l'uno. E c'è, non Totò? Annega, lo scriviamo sta benedetta lettera. Illustrissimo signor ministro della guerra, essendo io diventato zoppo nella grande guerra del 15-18, e che quindi costretto che fui a chiedere la limosina. Piano, non Totò, piano. La limosina. E che non mi pare giusto, visto che mi spetta la pensione. Scritto grande pensione, Peppe, mi raccomando. Pensione. Scrisse. Sì, non Totò, sì. E che invece il podestà non mi vuole riconoscere. Io scrivo a lei, signor ministro, per farmi avere giustizia dei miei diritti. Punto. Punto. Zabut di Sicilia, 20 dicembre, 20 dicembre... 1937. 1937. Siedi. Scrivi. Viva il Duce. E sottofirma. Chiama il podestà. Eccolo qua. L'abbiamo trovato il letterato. Come da sospetto. Cucci la fila, la stoppa, la nanna.
si l'amo tutti e tre, cacci d'una cittare. Cittare su troppo poco, setti fin ben bracoco. L'uvra coco e duci duci, setti femmine pinna nuci. La nuce dura dura, setti femmine pinna mula. La mula tira cauci, setti femmine pinna fauci. La fauci avi lupizzu, setti femmine pum marvizzu. Lu marvizzu avi lali, setti femmine vin canali. Compagni, la guerra è finita, gli americani sono sbarcati, siamo liberi, 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 siamo liberi, siamo liberi! Contento, signore, contento. Certo che sono contento. Benedetta figliola, che ti passa, Patesta? Odelia, quante volte te lo devo dire? Mi passa che voglio fare il mestiere. Il mestiere, il mestiere. Ma che cosa crede che si impara così il mestiere? E chi fa, non posso imparare? Sta fresca, sta fresca. Ma che posso fare, se no? Che puoi fare? Puoi fare la cameriera. Puoi fare la stiratrice. Magari ti puoi sposare con un picciotto. Magari con un soldato. Magari con un americano. Magari con un nero. Ah, così te ne vai in America e vai a fare la signora. Oh, buono. Dove andate con questo campo? A Zabut. Siete nato con la camicia oggi. Anche noi siamo diretti. Favorite, prego. Da dove venite? Dal confine. Da quale confine? Da Favignana. Oh, che bellezza d'isola, Favignana. Sapete, pure io ci sono stata da ragazza. E mi ricordo che c'era un uomo, un vecchio con la barba e il tabarrone. Questo si chiamava Fricello. Faceva il marinaio. Faceva il minimo. Apparecchio americano, ecco appunto si ne va. Si ne va alla marina, buonasera signori. Hai girato l'archi e la merchi, Napoli e Roma non conosco più,
Venezuela, America, Argentina, Ento Messico di Villa, ma questa chitarra, hai girato, madre mia, quanto hai girato, madre mia, quanto hai girato. Ora ti conto una storia. La storia della mia Concetta. C'era una volta la mia Concetta che mentre andava nel bosco incontrò un diavolicchio che ci disse: ci vieni con mia Fironè, che ci sono gli spiriti, ogni 7 anni fanno la fiera. E cammina, arrivarono a Fironè. Dentro 3 stanze piene di monete d'oro, di bocce di arance d'oro, chine. Allora la mia Concetta, in mezzo a tutto sto benedio, fitta la statua d'oro e la tocca. Allora l'arcangelo Gabriele se ne accorge e la rimproverò. Allora la mia Concetta si bisticciò con l'angelo e ci venne che dritto gli dà una schiaffa. E non contenta, si ruba 7 arance d'oro e torna a casa. Ma l'arcangelo, per castigo, ci fece trovare suo marito trasformato in una statua d'oro. Allora la mia Concetta chiance e si dispera. Povero marito mio, che ti ho fatto, marito mio? E chiancenno, tornò nel bosco. Allora il diavolicchio ci disse: aspetta 7 anni, poi torna a casa, prende un fiasco di vino con la mano mancina e buttaglielo sulla testa. A così tuo marito tornerà in carne e ossa. Vedi che l'acqua serve per bere!
da mangiare, a mangiare! Ma è che poco grande e che mennetta lo monna tutta una carneficina. Che guerra spaventosa e maledetta, quanto lotto portò e quanta rovina. Stuffato come un lampo e la saizza. Niente sale. Pesta di tomma marina. Poca pace. Ma lo monno che non spavento, coraggio di parlare, mi lo sento. Il cuore mi tema, il cuore mi batte. E questo mi chiama veno. La morte mette in tonno un avvento, all'Europa un vulcano addomato, un marcioso inferno scatenato. Oh, guarda, guarda, che tanto. Ed è successo. E che mi deve succedere? Ma lei quel disgraziato laggiù. Dopo un anno di lavoro, che si porta a casa? La miseria. Sì, lo saggio. Ogni cosa è giusta. Ma non agita. Che ci possiamo fare? Già, che ci possiamo fare noi? Date da mangiare. E questo scemo di soldato qua. Cose pazze. Cose pazze. Cose pazze. Cose pazze. Benedetto figliuolo, qua
Quante volte ti devo dire che noi siamo qua per guadagnarci il pane? Grazie, diglielo tu per favore, che forse a te ti ascolta. Scusa, lo è. Ecco un bar aperto. Pensare che voglio fare a Monaco. Monaco di cerca ti volevi fare. Questa è la mia passione. Stare in convento. Fare malleggi, scrivere, fare opere del bene. E tenere il cordone a padre guardiano. Ho scostato, Peppe. Perché non l'hai fatto allora? Perché mi piacciono molto le donne. Infatti ti hai visto quante donne. Piuttosto, una visita all'Odelia gliel'hai fatta. Ci pensai, sai? Ci vuole uscire stanotte. Ma quella ragazza che tiene in casa la porta soggezione. Peppe Manzè, lo sai che confino ti ha fatto bene? Sei pure ingrassato. Avevi picca di sfottere così, lo sai? E tu che dentro me? Che ti ha interpellato? Cammina, lasciale te. Andate alla riunione, beh. Andate alla riunione di quei pezzenti. State attenti. Attenti a quello che fa. Che succede? Che è, no? Che è da cosa andare? Uscite, venite qua, uscite, venite qua. O con le buone o con le cattive. Questa volta dobbiamo cambiarlo il cappotto vecchio, perché non è più buono, anzi non è mai stato buono. Al governo il ministro Gullo ha detto molto chiaramente, la terra bisogna darla a chi la lavora e non ai parassiti proprietari, latifondisti. Ha detto anche che quest'anno si porta il frumento all'ammasso, perché nel continente non si è potuto seminare e quindi non si può raccogliere. Questo dice il ministro, questo dice la legge. Bisogna impedire l'intrallazzo e il contrabbando dei mafiosi e dei proprietari. Solo così possiamo assicurare pane al popolo, ai uomini, alle donne. Brucia, brucia! Professore Giorgini, io sono Peppe Mansella. Tu mi conosci per essere stati insieme al confino di Favignana. Adesso che sono tornato al mio paese, vorrei dirti due parole di quanta ingiustizia c'è ancora e di come sia forte sempre l'oppressione dei mafiosi e dei latifondisti contro i poveri contadini di cui io faccio parte. E a questo proposito ti vorrei dire che mi sono venute delle idee nella testa. Per combattere contro questi signori. Oh,
Lo sai chi fu che mi insegnò a scrivere? Chi fu? Mio nonno. Impara, impara, mi disse, che un giorno... Ma quale giorno? Ho gettato via tutte cose, Maria. Tanto, a che serve? Che fa, ti impressiona la morte di Ignazio Salomone? A me non mi impressiona niente. Ti stanno tornando i galli. Sei stato alla riunione stasera? Sì. E che hanno detto? E che devono dire? Cose giuste e cose sbagliate. È giusto portare il grano all'ammasso, ma come si fa a farlo capire a quelle che si arricchiscono con il contrabbando? Mangia, che sei dispiaciuta, ti passò appetito. Mangia, mangia. Vieni, salviamolo allora. Poi, quando abbiamo appetito, mangiamo. Solo una cosa tu a me mi dire. Ma dire se devo essere mangiata, bugiuta o arrostuta. Certo, la sapete. Non posso portare. Avanti, ce l'avete con mia intostanza. Vado a fare valagliare un pezzo di pane, signora. Perché levate nel momento e facetemi passare. Per cortesia ve lo dico, levate nel mezzo. Non mi fate arrabbiare. E allora, con voi altri parlo. Vado a fare con la gesta per se pane, sì o no? Guardate che si sono orate, levatevi nel mezzo, mi dico. Ora che penso fermi tutti! Cosa è successo qua? Chi vi ha dato il permesso di sequestrare questo carretto, eh? Tornate a casa, morti di fame. Lo prendo io. Andatevene a casa. Forza! Ma vedi che con me non ho visto. Thank you.
che mi devo fumare, devo arrotolare. A casa, aspetta un minuto. Voi cosa fate qua? A casa, a casa. A casa anche voi, che cosa fate qua? Tu capisci? Tu non sai la testa. Quindi chi se vanno cercando? Fare ne perdere tutto quello che abbiamo guadagnato. La lega, la cooperativa, lo sindacato. Niente, concediamo così. Martina, scusa mia. Martina. Amonena, Giola, amonena. Bravo, picciotto. A così si fa. Cosa, Manuè? Ma vero è quello che dicono? Che dico? Che ci tiene là dentro? A voi una. E che ne ha fatto? Non so sparare. Ti insegno io se vuoi. Ma fa vedere. A così è pronta. Ora puoi sparare. Che succede? Il vero, il vero. E che? Oh, beh! Che succede, Nino? Che fuori sei? Il vero viene ammazzato a tre ore. Eccolo là, il sovversivo! Sempre lui, Non gli sono bastate 7 anni di confino! È tornato per creare disordine! Guardatelo con suo compare Cagione! E questo è per quei 7 anni di confino che mi hai fatto fare. Rancornuto. Siamo arrivati a casa, un'altra volta brigante. Questa notte, questa luna. Come su tempo non avesse mai passato. Come se una guerra, due guerre, non ci avessero mai stato. Ma
Te la cuccia, vecchio baratto. E va sì, andava a chiedere questo cannavazzo. Cannavazzo? Chista? È una bandiera. Cannavazzo. Un toto. Un toto. Ossia non può venire con noi. E poi noi non abbiamo bisogno di bandiere, che siamo soldati noi. Ascolta sta mia, sta se ne torna a paese. Ho capito, don Toto? A volenne, perciò, è come finisce secondo. Che maledetta estate fu quella. Era meglio che l'inverno fosse continuato per sempre. Era meglio che quel sole non fosse arrivato mai. Era meglio. A così mio marito se ne andò una voce vuota. E io rimasi, come sempre. Ricamavo, andavo all'acqua e ascoltavo i discorsi. Dicevano che mio marito aveva formato una banda, che assaltavano i treni, savigliavano con la mafia, i posti denti, i campieri. Come si divide quest'annata qua? Come sempre. Eh no, quest'anno c'è la legge Gullo. E che minchia è sta legge Gullo? Che è cosa che si mangia? Perché dovete fare sempre il prepotente? Che non ce l'hanno pure loro il diritto di mangiare? O ce l'ha solo vostia? Te, mangia! Puh! Fermi, picciotti, fermi! Fermi!
chi siete? Che volete? Ma che commedia è? Che volete? Che benissimo a fare? Ma che volete, soldi? E che sono vostri? I soldi sono i miei. 200 si ma perché mi debbaxare? Perché mi debbaxare? Questo è il mio letto, questo è la mia casa. Questo sono io, tutto mio. E vestitevi, barone, vestitevi. Questo per il quartiere di Sant'Anna, quest'altro per quello del Crocifisso e questo per le famiglie nostre. Don Totò, questa volta è Vostia che porta l'elemosina. Io? E come mi porto io, tutto il suo bene del Dio? Con le mule, Don Totò, con le mule. Ah, con le mule. Con le mule, con le mule. Questi, Manuel, lo sai dove li portiamo questi? A Borgo Scirè. E visto giù che porta sto petto e con ne fai un grosso mastetto. Guarda che amore che quanto è perfetto, un gran mastetto, un pacchetto. Buongiorno. Buongiorno. Cos'è questo? Amici miei, so. Sta fumando la sigaretta? Sì. Americano, so. Sì, americano. Grazie, grazie. E chissà una cosa, ma Odelia, dov'è Odelia? Allora, ciao, ciao, ma sto aspettando di qua. A Odelia, a Odelia, Maria, vai a chiamare Odelia. Confinato, brigante, brigante diventai. Piuttosto, la ragazza che fine fece? Che sorpresa! Delia Cucce, grazie, grazie, grazie a Delia Cucce, il soldatino. Così. Fare imbrecare. Mi scava freddo.
Tiè, copri. Dammi un poco di vino, va. Torni a trovarmi ancora. Tanto lo so che non torni più. Feci l'anno scorso per la fiera.
Susi! Come stai noi sulla, Manuel? A Borgo Sire. Ma sei pazzo, e gli altri lo sanno. Ragiona, Manuel, non ci puoi andare. Sono giornate pericolose queste. Il mio paese si trova vicino al mare. C'è il porto. I marinai vanno e vengono. Vanno e vengono pure i soldati. E i muratori, quando viene la sera, calano dalla scalinata. È per questo che me ne andai. Non lo sopportavo più quello stare sempre in casa. Che c'è? Che succede? La casa è questa, vero? Bene, perquisita. Oddio. Facetemi vestire, magari. State peggio dell'animale. Che cosa hai fatto? Lasciatemi. Lasciatemi. Thank you.
se male masena. Facete male masena. Facete ciare masena un poveraccio. Maria, non stare in pensiero. Stanno tutti in buono stato. Lo rifugio di Montagna Grande, lo lassaro. E ora si era rifugiare tutte in le bosche di Cardollino. Un conoscente mio che fa lo pescatore a sciacca, li farà imbarcare in la sua barca e poi li farà spaggiare in Tunisia. Tunisia? Ma non è già bene la Tunisia? E che è meglio la galera della Tunisia? Don Totò, per 7 anni, per 7 lunghi anni non l'ho visto mio marito. E ora voi mi parla di Tunisia? Ascoltate, Tunisia o non Tunisia, mi deve portare da lui, stasera stessa, Don Totò. Ma benedetta figliola, con tutto... Niente a fare, Don Totò! Stasera, ho detto. E sia fatta la volontà di Dio. Ho portato un piatto di pasta. Che è sta storia, Peppe? Sono 7 anni che manchi. E già si riparla di partenza. Sta lì, Peppe! Sto diventando vecchia a furia di aspettare. Ma che ti pare che sogno... E che fa? Lo faccio io. Che ti pare che non me lo ripeto 100 e 100 volte nella testa? Quando ci siamo sposati, io sognavo tante cose. Io pure sognavo tante cose. Sapevo leggere, sapevo scrivere e credevo che questo bastasse. Io non ce la faccio più, Peppe. Io vengo con te. Sì, Maria, però... Però no! Mi devi portare con te. Va bene, Maria, va bene. Adesso tornatene a casa, che fra poco si fa giorno. Maria, è spuntata la stella Vudara. Speriamo che ci porti fortuna. Quel giorno al confino, quando arrivò la notizia che era finita la guerra, venne un giovane e mi chiese se era contento. Ma di che dovevo essere contento? Di tornare a casa e trovarmi in mezzo a un'altra guerra? Ma che guerra è la nostra? Già, che guerra è la nostra? Carrub! Quanto tempo è che non mangio?
Di sbirre ci sono. Ai, ai, non mi posso. Ehi, voi, arrendetevi! Buttate le armi e venite fuori! Non si rade conto! Va dinne tu, che sei ancora in tempo! Ti lascio mezzo giro. Dio tanto sparo un colpo. Io vado a chiamare gli altri e torniamo a prendere. Coraggio. Beppe, lo sapevo che tornava. Sta lì, Beppe. Avete da gallupo? Sì, avevo. Avevo tant'anni che non ne mangio. La coccia. La coccia. Allora, Beppe. Sta gallupo. E così finivo pure il sogno della Tunisia. Se fu nel 47 o nel 48 non mi ricordo più tanto bene. Fecero il processo.
fu una cosa all'ammasso così, tanto per dire che era un processo. Condannarono a tutti. In nome del popolo italiano, la prima sezione della Corte d'Assise di Sciacca, visti gli articoli 110, 81, 575, 416, 629 e 628 del Codice Penale, dichiara Manzella Giuseppe, Cacioppo Salvatore, Turco Baldassarre, Minnesi Giuseppe, Frisella Pasquale, detto Uniur, Schimmelli Giuseppe, detto Marco Pitruzzo, e Di Giovanni Antonino, colpevoli dei reati rispettivamente ascrittigli e ritenuta la continuazione del reato, condanna Manzella Giuseppe alla pena dell'ergastolo, Cacioppo Salvatore alla pena di anni 30, Turco Baldassarre alla pena di anni 20, Minnesi Giuseppe alla pena di anni 20, Frisella Pasquale alla pena di anni 20, Schimmelli Giuseppe alla pena di anni 22, Di Giovanni Antonino alla pena di anni 22. Era il 1948 e dovevamo passare alla causa, fra la quale ci chiamano e ci portano in causa, alla Corte d'Assise di Sciacca. E allora inizia la difesa, fra la quale che cosa succede? Che l'avvocato Purpuro non si è messo il mantello della giustizia, quello non so come viene chiamato questo mantello. E allora il collega ci dice, guarda, vedi che stai difendendo senza il mantello, mettete il mantello. Allora che cosa avviene? L'avvocato ci dice, no, non ho bisogno di questo mantello, perché ancora fa puzza del fascismo. Allora lì la corte ha diventato come le belve, e si sono scagliate e ne hanno dato a tutti 30 anni l'uno, senza guardare niente, a me, a mio padre, a tutti i miei compagni. Così il ministero mi ha trasferito alla Gorgona. Quando sono arrivato là, che cosa è successo? Che mi hanno portato in camerata e ho visto che c'era una sporcizia che non veniva mai. Ho domandato per farmi il bagno, c'erano sei docce e erano tutte malandate, tutte scassate, tutte facevano schifo a guardare la... E allora ci ho detto, ma qua così è. E dice, finché c'è questo direttore è così. Fra la quale era un direttore che era un assassino. Ci davano 3 litri d'acqua al giorno e ci avevamo a bere e lavarci. E basta. In carcere ho capitato una piccola matita.
così una matita che poteva essere un centimetro, che se allora ce la trovavano ci davano 5 giorni di cella. E così piano piano poi sono venute le leggi, il ministero ha messo delle leggi che poi potevamo scrivere, tutte queste belle cose, iniziarono le scuole e così si trava avanti. Ho scritto la prima volta a mia mamma. Ci disse, mamma, non so se... Guarda, mi ho imparato a leggere e scrivere, ti scrivo questa letterina, così. E mia mamma ha provato una grande gioia, perché mia mamma era pure un'alfabeta, l'ha fatto leggere e ha provato una grande gioia. Poi facevo la domanda al Ministero della Giustizia per vedere a mia mamma. E così il Ministero me la concedeva e andava direttamente a Sciacca, che era il più vicino carcere del mio paese. Mia mamma piangeva meschina, e piangeva dicendo, oh, figlio mio, vedi quanto anno di carcere stai facendo? E che si doveva dire, mamma, io per disgrazia ormai mi trovo qua, tu lo sai, purtroppo questa è la mia vita. La matricola mia era 1037, perché quando ci hanno messo la matricola a petto, mi hanno detto, Alfano, tu non vieni chiamato più Alfano Gaspare, ma vieni chiamato 1037. A volte sognavo il mio paese, anzi spesso sognavo il mio paese. Purtroppo l'anno passavano e io a Mecchien. Poi piano piano ho cominciato a leggere dei libri, queste cose, perché in carcere ci sono delle biblioteche che sono bellissime. Ci sono libri di tutti i tipi di scrittori. Da allora leggevo libri di Salgari perché mi piacevano avventure. Poi mi cominciarono a piacere tutti questi libri di astronomia, queste cose così. Poi romanze, cose che insomma passarono un po' di tempo in sostanza. Questa è la vita. 13 gennaio io fui aggraziato. Aggraziato, ho provato una grande gioia, è venuto il fonogramma la sera e allora tutti i compagni mi hanno abbracciato, insomma, dice Gasparo, ormai hai finito il tuo calvario, ormai sei libero. Ho andato a vedere mio padre, c'è stato un giorno perché mi hanno dato un bello colloquio. Così ho trascorso una paratura con mio padre e ci ho detto, papà, io ormai sono libero, ora cerco di pensare per te. Del fatto che ho messo un avvocato, questo avvocato l'ha fatto liberare pure a mio padre. Ma purtroppo mio padre dopo 2 giorni si è tolta la vita, perché poveretto aveva fatto 30 anni di carcere, ormai era distrutto il più. A Palermo poi ho preso la Corriera e ho sceso a Memphis. A Memphis dovette aspettare a arrivare l'altra Corriera e mi ha portato al paese. Al paese, quando sono arrivato, tutta la gente mi venne tutta all'incontro, mi abbracciavano tutti. Cioè, praticamente viene quasi tutto il paese. Io ho motivo di ringraziare i miei paesani che sono venuti quasi tutti. Mi sembrava come se fosse una festa. E così ho iniziato la vita. La vita che ho iniziato, mi ho messo a fare falegname, ma che cosa avevo? Non avevo niente. E mi ho comprato una macchinetta di queste di falegnameria e mi ho messo a lavorare. Un giorno mentre lavoravo è venuto un usciere e questo usciere ha guardato tutta la mia casa, mi ha pignorato tutte le mobili e tutte cose, perché io dovevo pagare 1.400.000 di spesa. Ma io ci ho detto, guarda, ho fatto 22 anni di carcere, dopo questi 22 anni che cosa trovo io? Io non trovo niente. Anzi, dovete ringraziare che io mi inserisco nella vita giusta. Io non vi chiedo niente, ma una parola di conforto. Questo mi ha detto, no, lei deve pagare questi soldi. E allora si è avvicinato alla macchina di falegnameria, che lo faccio io come l'avevo comprato, a Biede Cammiale. Allora questo qua dice, questa qua la dobbiamo pignorare. Che cosa va a pignorare? Quando lei mi leva la macchina, allora che dice? Dire un'altra volta a rubare. Ma io sono capace, vuole che a prendere in mira un'altra volta. Lo vai a trovare dovunque, dico. Mi sono spiegato, perché io mi voglio fare una vita onesta. Se provate, volete un'altra volta che ritorno in carcere, io sono pronto a prendere il mitra. Ma questa volta il mitra lo prendo su seriamente. Pasquale, che devo dire io? Che cosa volete? Che ti devo dire? Questa è la vita che ho passato. E ancora tutto oggi vivo con pane in una fedda. Ma...